Bene ragazzi, bentornati sul nostro salottino. Oggi vi porto un aggiornamento del nostro caro amico Lorenzo Ruota. Come al solito ragazzi, prima di continuare vi invito a mettere like e a iscrivervi al canale e mi raccomando, commentate, commentate, ditemi la vostra e cosa ne pensate dell'argomento, perché così riusciamo a creare una bella community e insomma ragionare sulla nostra passione, che in questo caso è la palestra e il bodybuilding. Buona continuazione. Prima di continuare con il video, ragazzi, ci tengo a condividere con voi un piccolo progetto, quindi se siete interessati iscrivetevi. Insieme ad un amico stiamo seguendo da un annetto abbondante ormai il mondo del trading e copy trading, e stavamo cercando qualcosa che possa portare dei guadagni minimi ma costanti e duraturi, quindi essere sempre profittevoli anche in una piccola percentuale su un conto master da 2.000 euro, dove dietro c'è un trader professionista pagato che fa questo lavoro, quindi non lo facciamo io e il mio amico, opera con un conto da 2.000 euro e ogni mese riesce a portare a casa tra il circa 5% al 10% al mese. Ragazzi, è un servizio di copy trading totalmente gratuito da parte vostra, quindi ovviamente metterete un deposito e attiverete il copy trading da parte di un'applicazione, dove col primo deposito avrete il 50% di operatività in più in base a quello che caricate, e voi dovete star tranquilli e non fare niente praticamente tutto il giorno, vi godrete solamente i guadagni. Contattatemi che io vi spiego tutto. Ragazzi, è totalmente gratuito, non dovete darci soldi e i vostri guadagni sono vostri. Da uno dei suoi ultimi video possiamo vedere come abbia deciso di smetterla nel bodybuilding, ma non solo nel bodybuilding, ci dice anche altre cose, tra cui ci confessa, tra virgolette, che 3-4 mesi fa ha fatto un ciclo di steroidi completo, tra virgolette. Nel video viene tradotto come ricaduta, ma no, anche perché insomma si è dovuto preparare per delle gare di bodybuilding a livello professionistico, quindi non proprio no come ricaduta. Da quello che si evince dal video è stato sotto, vabbè, testo ovviamente, Clen, Trenbutorolo, Anavar, vabbè. Dice che queste molecole lo rendono irritabile, non riesce a dormire bene, che ovviamente si è sposato e non riesce a vivere bene con sua moglie, e ha un po' tratto le sue conclusioni, no? Ci fa capire che non vuole più agire come uomo d'affari, sponsorizzare, tra virgolette, i suoi prodotti. Non vuole più fare questo, vuole tornare quello che era prima, ovvero sponsorizzare, tra virgolette, se stesso, la sua immagine, tornare a divertirsi in quello che fa, tornare a fare il powerlifting vero che gli piaceva e a divertirsi con quello che fa. Ci dice che purtroppo, per fortuna, comunque, è una cosa che molti di voi, se non l'hanno già affrontata, perché magari non sono cresciuti ancora, la affronteranno. Quindi dice che nei suoi 20 anni, quando aveva iniziato a far gare di powerlifting, il suo unico obiettivo era quello di raggiungere quel record, quella medaglia, essere il più forte. Giustamente, noi tutti a 20 anni vogliamo emergere, vogliamo essere il punto di riferimento degli altri, vogliamo essere i campioni, ci sentiamo invincibili. E giustamente lui dice, alle porte dei 30 anni, che adesso ne ha 29, i suoi obiettivi di vita sono molto cambiati. Appunto, come ha detto, si è sposato, ha altre responsabilità, quindi vuole vivere bene e essere felice con sua moglie, godersi la vita, e quello che questo sport, il powerlifting, è quello che ha fatto nel tempo, gli ha portato. Quindi vuole ritornare ad allenarsi con passione, quindi allenarsi con, come dire, pesi pesanti, insomma, fare esercizi pesanti,
pesanti che lo hanno reso famoso, che è Larry Wills, che tutti noi conosciamo, e non quello che fa gare di bodybuilding, insomma. Sì, poi ci fa insomma un po' resoconto, che ci dice tanto di cappello a chi riesce a fare una vita da bodybuilder, perché insomma a livello sociale ti porta un po' a isolarti, e quindi se riesci a fare una vita del genere, tanto di cappello, perché è difficile, ma per come lui vuole vivere non è quello che fa per lui. È stato spinto da vari partner, sponsor, a cercare un nuovo pubblico, quindi a farle queste gare qua. Ma come l'ultimo annuncio che ha fatto, che doveva andare a gareggiare in Irlanda, se non ho capito male, non la farà perché non si sta preparando e non ha intenzione di farla. Quindi a livello professionistico il bodybuilding finisce, perché non è quello che gli piace, a livello agonistico non fa per lui. Questo lo continua a ripetere. E come ha detto prima, allenarsi con i più forti o fare gare di braccio di ferro lo divertiscono, lo hanno divertito, ma quando si arriva a competere a livello agonistico, lui smette perché non è quello che vuole fare, non è il suo obiettivo di vita. Ci dice anche che sa benissimo che in passato lui ha fatto uso di steroidi per sì, insomma, andare ad alzare più peso, andare a competere, tra virgolette, però ci dice anche che l'andare in TRT è stata la scelta migliore che lui abbia potuto fare, perché si sente meglio, riesce a vivere meglio, riesce a godersi tutto quello che fa, insomma, sta bene in TRT. Che poi sia una TRT da 150 mg piuttosto che da 250 o 300, TRT diciamo che è solo testo, no? Lui giustamente comunque continua a mantenere delle buone masse, quindi non penso sia intorno ai 150-200, credo sia un po' di più. Comunque, detto questo, vuole tornare a quel livello là di salute, tra virgolette, benessere psicofisico, cui può godersi tutto quello che ha e che si è costruito. Detto ciò, finito un mega riassuntone quello che ci ha voluto dire con questo video Larry Wills, voglio un po' collegarmi a quello che vi dico sempre, ragazzi. Il mondo degli steroidi è a livello agonistico, è ricordarci che siamo anche in Italia, non siamo in America. Io è da un po', da qualche settimana, che mi sto schiumando una valanga di video di dottori e professionisti a livello di bodybuilding, insomma, su YouTube, dove parlano di molecole, cicli, cosa bisogna fare, cosa serve, cosa bisogna integrare, quale analisi fare, eccetera, eccetera. A parte che ovviamente tutti dicono di non iniziare, provare prima al massimo, eccetera, eccetera, ma tutti quelli che hanno provato e sono andati avanti dicono di stare molto attenti, e se proprio volete iniziare, dovete avere una maturità di allenamento tale che sicuro gli 8-10 anni devono essere passati, perché dovete conoscere il vostro corpo, capire il vostro limite e riconoscere se quella è la strada che volete intraprendere. E qual è il punto? Un discorso è fare questo ragionamento in America, dove c'è il football, il baseball, il bodybuilding, tra gli sport, football americano, insomma, come si chiama, tra gli sport più riconosciuti, praticati, più che uniscono le persone, no? In Italia c'è il calcio, no? Forse adesso un po' di più anche il tennis, ma diciamo il calcio. Bene, in America questi sport, se non magari il baseball, che è un po' messo un po' più da parte a livello di questo ragionamento, tutti sport dove richiedono una certa prestanza fisica, no? Quindi si è molto più grossi, molto più in forma. Nei college, nelle scuole, l'uso delle palestre, dell'attività fisica è molto avanzato, non qua che si fanno le partite di pallavolo o dodgeball, palla avvelenata, tra virgolette, la partitella di calcio è a posto, ciao, grazie. È molto più sviluppata, attività fisica è molto sentita là. Quindi lì
la pulce nell'orecchio del giovane che dice: vabbè, ma se io non inizio adesso la mia carriera a livello di bodybuilding, mano a mano svanisce. Giusto. E lì ha un certo peso questo ragionamento, per quanto comunque l'avere una certa maturità e capire cosa si vuole fare dalla vita, soprattutto se si vogliono mettere nel proprio corpo dei farmaci, è importante, allo stesso peso, però lì hai molte più opportunità di crescita a livello economico per questo sport. In Italia no. Quindi tutti sti ragazzini che in Italia si bombano come cavalli, usano farmaci come se fosse acqua. Discorso natural, drug free, lasciamo perdere quel discorso là. Ma il discorso enhanced è natural in Italia. Uno, sono pochi quelli che riescono ad avere una visibilità a livello social, perché diciamocelo, in Italia è più quello che paga, con le sponsor, le vendite di integratori, piuttosto che le gare in Italia, non so, è più la spesa e la fatica che il premio. Quindi diciamo che la gara in Italia serve solo se vuoi fare il PT, vuoi fare qualche vendita in più. Serve a quello, come piccolo investimento. Ma in Italia questo sport non è amato. Non è amato. Lo stanno portando adesso le nuove generazioni perché si sta cercando di copiare un po' il mondo americano, ma a livello di gare, importanza nello stato di questo sport non c'è. Qui non hai le opportunità di crescita che hai in America, le opportunità di guadagno che hai in America. Per quello alcuni italiani sono andati in America a farsi la loro vita là, a gareggiare là, a fare il PT là, eccetera, eccetera, che poi allenano anche a distanza in Italia, tornano, va bene, ma si sono creati la loro vita là. Quella è una mossa intelligente, per esempio. Ma rimane il fatto che, proprio collegandomi a quello che dice Larry, e così concludiamo il video, quando hai 20 anni, quando ne hai 30, la prospettiva di vita e quello che vuoi dalla vita cambia totalmente. Per quello si dice allenatevi almeno 6, 8, 10 anni, perché capite poi cosa volete realmente, cosa vi ha offerto la vita, avete capito che obiettivo e che direzione dare alla vostra vita, se il bodybuilding è la vostra direzione o meno. Perché a 18, 20 anni iniziare a bombarsi, uno, ti freghi tutto il tuo sistema, insomma, l'asse ipotalamo, ipofisi, eccetera, eccetera. Quindi poi sarai costretto a vita a usare testosterone. E ragazzi, non è tanto, l'abbiamo già detto, non è tanto il doping in sé a far peso a livello economico, perché costano meno delle proteine e degli integratori alla fine, non è quello il punto. Il punto è mantenersi monitorati, le continue visite mediche, le continue analisi. Ragazzi, costano. Io mi sono fatto un preventivo in una clinica privata di le analisi, diciamo tra virgolette, fondamentali per capire come sto, se volessi iniziare a fare un ciclo, che questo è un altro piccolo progetto che poi magari vi porterò sul Patreon, solo che è veramente interessato, è un costo irrisorio comunque. 300 € e non sono tante analisi. Pensa a uno che sta sempre sotto ciclo, comunque ne fa due o tre l'anno, che se le devi fare prima e dopo, se non anche durante. Cioè ragazzi, lo stipendio medio in Italia sono 1.400-1.500 al mese, non sono come i 4-5.000 in America, che tolte tutte le spese magari te ne rimangono 1.500-2.000 puliti e si vanno a fare le analisi, che comunque te ne avanzano un po'. Qua, se non hai un buon se non hai una capacità di spesa di almeno 2.000-2.200 al mese, non ti rimane niente a fine mese se vuoi fare questo sport qua, a livello enhanced. Quindi ragazzi, pensateci bene, perché poi tutto quello che fate da giovani, da ragazzini, li pagate dopo. E ve lo dice uno che si è voluto allenare un po' pesante da ragazzo e per poco non si è preso un'ernia e una discopatia. L'ultimo disco è totalmente consumato. I medici mi hanno detto: com'è possibile che tu hai il disco consumato come un settantenne? Ce l'ho. Ho fastidio alla lombare, me li porto dietro. Sono cose che vi dicono tutti, ma poi ne paghi le conseguenze, stai attento, mi raccomando. E poi non ci pensi perché in quel momento ti senti forte, invincibile. E poi 3, 4, 5 anni dopo, 8 anni dopo, ti arriva il conto. Quindi ragazzi, aspettate il più possibile, se decidete che quella è la via,
iniziate con i piedi di piombo, non vi affidate a dei macellai, almeno quello ragazzi. Bene, siamo arrivati alla fine del video, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito iscrivetevi, like eccetera eccetera. Buona settimana, buon weekend, buon allenamento e buona dieta. Ci vediamo il prossimo weekend, ragazzi. Ciao.